Vi siete mai chiesti quali sono i segreti più profondi dell'evoluzione? Conosco qualcuno che può dirceli e presto lo saprete anche voi. Vi lascio all'intervista con la coppia più famosa dell'Africa. Sono camminatori bipedi e fedeli cugini. A voi gli australopitechi. L'Australopithecus sediba e l'Australopithecus afarensis. Chiamami Lucy, per favore. Sai, sono abituata a farmi chiamare così dai ricercatori. Guarda che lo dico al nonno. Nonno? Sì, l'Australopithecus africanus è il nostro nonno comune. Noi deriviamo da lui. Ok, signorina Lucy, chi ha scelto questo bellissimo nome? Iniziamo con una delle mie storie più belle. Era il 24 novembre del 1974. Taglia corto. Dicevo, in questa calda giornata di novembre, i miei due ricercatori, Tom Gray e Donald Johnson, hanno trovato le mie ossa in Etiopia e hanno festeggiato cantando la famosissima canzone dei Beatles tutta la notte. Ok, grazie per questo approfondimento non richiesto. Quanti anni avete? Non si chiede l'età a una signora. Ti dico che sono vissuta tra i 3,85 e i 2,98 milioni di anni fa e mi sono mantenuta quasi sempre. Io tra 1,977 e 1,980 milioni di anni fa. Un vostro segreto? Flessibilità all'adattamento. Ho vissuto con gli ominidi del genere Homo. Ah, e ho un bellissimo pollice opponibile. Interessante. Perché non ci spiegate? Sono bipede ed ho la postura eretta, ma se mi serve mi arrampico anche sugli alberi. Il pollice opponibile mi permette di fare tutto, dall'arrampicarmi al prendere piccoli oggetti. I miei amici Homo? Niente da dire, ottimi coinquilini. Abbiamo convissuto tranquilli per un bel po' di anni. Piatto preferito. Come ho detto, mi adatto. Mangio quello che trovo. Frutti, semi, insetti, tuberi e vegetali. Insetti no. Datemi semi e frutta e starò una meraviglia. Differenze tra voi e noi, del genere Homo. Mani, piedi e testa. Abbiamo il cervello piccolo, come quello di una scimmia, sui 400 centimetri cubi. Il mio è più grande del tuo, sui 440 centimetri cubi. Ok, cervelloni, dimostrateci le vostre abilità in geografia adesso e diteci dove vivevate. Nei grandi spazi aperti. Dall'Eritrea a nord alla Tanzania a sud. Appunto nelle foreste, tra gli alberi del Sudafrica. D'accordo, siete liberi. Abbiamo quello che ci serve. Grazie e alla prossima. Ciao! Ciao.